bella, vintage e con quel pizzico di pepe che non guasta mai. Una tra le più accreditate contendenti al titolo di Modern Classic definitiva arriva da oltremanica, più precisamente da Hinckley, è la Triumph Speed Twin. Forme e numeri sono al loro posto, ma saprà convincerci? Scopriamolo in questo perché comprarla. Quanto conta lo stile? Non serve certo il logo per riconoscere nel suo profilo la firma Triumph. Le curve sinuose del serbatoio da 14,5 litri e l'eleganza delle linee plasmate sul telaio tubolare a doppia culla sono infatti parte del pedigree di famiglia, insieme all'attenzione maniacale ad ogni dettaglio. Firma d'autore di Hinckley. Il nome non suona nuovo agli appassionati della casa britannica perché la vecchia Speed Twin, alla fine degli anni 30, segnò l'esordio del bicilindrico in linea marchiato Triumph, trovando particolare successo negli Stati Uniti. Oggi questa classic roadster fonde l'immediatezza della sorellina Street Twin alle prestazioni della Cafe Racer Truxton, in una formula semplice ma mai banale, dove spiccano i parafanghi in lega spazzolata, il gruppo ottico LED, i cerchi da 17 pollici in alluminio a 7 razze, gli specchietti bar end che impreziosiscono il manubrio e la lunga sella, con le impunture orizzontali che definiscono la porzione riservata al passeggero. E rimanendo in tema, il piano di seduta dista 807 mm da terra, una quota apprezzabile anche per i più alti, come me che sono 1,87 m, grazie alle pedane leggermente arretrate, al largo manubrio dalla linea flat e posto all'altezza giusta e alle svasature del serbatoio. Tutti elementi che consentono un'ottima triangolazione. La protezione aerodinamica, come per molte delle Modern Classic, purtroppo è pari a zero. Com'è la strumentazione? Due cluster analogici, niente di più classico, che però al loro interno contengono la giusta dose di tecnologia. Sulla coppia di display LCD multifunzione presenti si può infatti scegliere il riding mode preferito tra le tre mappe presenti, Rain, Road e Sport, ma anche escludere il controllo di trazione e l'ABS e accedere al Tire Pressure Monitoring System, opzionale. Sugli schermi si leggono gli avvisi di manutenzione, il livello carburante, l'autonomia residua, il consumo medio ed istantaneo, l'orologio e l'indicatore di marcia inserita, mentre i due strumenti circolari sono dedicati al tachimetro e al contagiri. E il motore? Come tutte le sorelle maggiori della gamma Modern Classic di Triumph, anche la Speed Twin è dotata di un bicilindrico da 1200 cc, che però in questo caso ha ricevuto delle cure molto particolari. Il propulsore a due cilindri e 8 valvole raffreddato a liquido con manovellismo a 270 gradi infatti deriva direttamente dall'high power della Truxton R, capace di 97 cavalli a 6750 giri e di un picco di coppia di 112 Newton per metro non appena la lancetta tocca quota 4950. Numeri che vengono esaltati se si guarda alla bilancia. La Speed Twin infatti fa segnare 196 kg a secco, 10 in meno della Truxton e addirittura 2 in meno della piccola Street Twin. Un risultato a cui gli ingegneri britannici sono arrivati lavorando sui dettagli. Cerchi a razze in alluminio, batteria più piccola, frizione assistita più leggera di 1,3 kg e grazie ad interventi mirati sul motore, come l'uso di coprivalvole in magnesio e di carte laterali con differenti spessori, risparmiando così 2,5 kg sul bicilindrico. Un motore che, pur avendo indossato l'abito classico, non rinuncia certo alla modernità. Sulla Speed Twin troviamo infatti l'acceleratore ride by wire, oltre ai già citati riding mode e al controllo di trazione disinserita. Intervalli di manutenzione sono previsti ogni 16.000 km. Come tutti i grandi classici della musica british, il rombo del bicilindrico di Hinckley non passa mai di moda, quindi alzate il volume e ascoltatelo bene. È bella da guidare? Bastano pochi chilometri per stupirsi, la Speed Twin è infatti maneggevole come mai ci si aspetterebbe da una maxi del suo segmento e rimane facile nella guida grazie a una grande dote comunicativa. Il merito va a due caratteristiche che distinguono la Speed Twin, l'eccellente ergonomia e il peso ridotto. La triangolazione pedane sella manubrio permette infatti di viaggiare comodi per lunghi tratti, ma anche di divertirsi nella guida dinamica e più pepata.
Un cambio di passo che viene ancora più facile grazie alla riduzione del 60% delle masse non sospese rispetto agli altri modelli della gamma Modern Classic della casa inglese. A guadagnarci è il feeling di guida. Questa Classic Roadster ha una comunicativa immediata, gira con lo sguardo e non mette mai in difficoltà, neanche nel traffico cittadino dove slalom e zigzag diventano una semplice questione di stile. Dottor Jekyll e Mr. Hyde, questa Roadster è talmente generosa da avere una doppia personalità, romanticamente tranquilla con un filo di acceleratore, ci accompagna con inconfondibili vibrazioni lungo le passeggiate più spensierate e felicemente cattiva una volta che si apre la manetta sopra i 3000 giri, dove arrivano a disposizione già oltre 100 Nm di coppia. Una metamorfosi supportata al meglio dalla ciclistica azzeccata. Sui cerchi in alluminio da 17 pollici, la forcella da 41 mm e i due ammortizzatori posteriori, tutti firmati Kayaba, assicurano un'escursione di 120 mm e una discesa in piega facile ed immediata. Un setting sostenuto che forse predilige proprio le curve e i ritmi allegri ai viaggi più tranquilli. Sensazioni che possono essere facilmente esaltate con la mappa sport, in cui la reazione dell'acceleratore è repentina, trasformando la Speed Twin in una lama, con la gomma posteriore da 160 che aiuta i cambi di direzione rapidi e aumenta l'agilità della moto. La scelta della calzata, con la coppia di Pirelli Diablo Rosso 3, conferma proprio la voglia di sportività di questa Roadster. Il cambio a 6 rapporti ha innesti rapidi e ben spaziati, si distingue per l'estrema precisione e per non affaticare mai chi guida, contribuendo a rendere la Speed Twin una viaggiatrice parsimoniosa. Nella nostra prova tra autostrada, città, passi montani e misto veloce, abbiamo infatti ottenuto una media di 21 km con un litro di verde. Sa essere aggressiva la Speed Twin, ma quando è ora di tirare le briglie non c'è di che preoccuparsi, perché l'impianto frenante è modulabile e morbido, ma sempre efficace. È sicura, eh? Classica ma più che attuale, la Speed Twin ha tutte le carte in regola per far sentire a proprio agio anche chi vuole tirar fuori il suo lato più aggressivo. L'impianto frenante può contare infatti su una coppia di dischi flottanti da 305 mm con pinza Brembo a 4 pistoncini abbinati ad una pompa radiale dello stesso marchio e su un disco posteriore da 220 mm con pinza Nissin flottante a 2 pistoncini. Una formazione gestita al meglio dall'ABS a due canali, puntuale e ben tarato. Aggettivi che si possono replicare anche per il controllo di trazione, che varia la modalità di intervento a seconda del riding mode selezionato e che si può disinserire. Quanto costa? Per mettersi in garage questa Classic Roadster servono 13.300 euro nella versione Jet Black della nostra prova. Si devono aggiungere 300 euro invece per le due livree bicolore Corrosi Red e Silver Eyes. Cifre destinate a salire se si decide di personalizzare la Speed Twin con alcuni degli oltre 90 accessori disponibili in catalogo. Vale la pena citare le manopole riscaldate da 232 euro, il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici da 270 euro, i terminali di scarico firmati Benz & Heinz, disponibili in acciaio spazzolato o in ceramica nera, con prezzi che vanno dai 785 ai 1030 euro. Difetti? Lo stile ha un suo prezzo anche a livello di comfort e chi mette al primo posto la comodità potrebbe trovare rivedibile la scelta degli specchietti Bar-End o la posizione del cavalletto, ben nascosto, ma per questo a volte difficile da trovare. La consiglieresti? È bella ma non balla, un gioco di parole che sintetizza alla perfezione il pensiero di molti motociclisti a proposito delle Modern Classic. Bene, la Triumph Speed Twin è arrivata per smentire seccamente chiunque le voglia affibbiare il marchio di bellezza da bar. Certo non è l'unica, oggi chi cerca prestazioni e stile ha l'imbarazzo della scelta ad un prezzo molto simile. Kawasaki Z900 RS, BMW R9T, Ducati Scrambler 1100 e la stessa Traxonar rappresentano infatti la cerchia delle vintage bikes che non hanno confronti da temere con le colleghe più moderne e da look più aggressivo. Quindi le varie BMW R9T, Kawasaki Z900 RS e Ducati Scrambler 1100 sono avvisate, occhio allo specchietto, perché potrebbero trovarsi alle costole una saetta che batte la bandiera del Regno Unito.